Sì, grazie dell'invito e ringrazio doverosamente Francesco per non aver ricordato i decenni da cui mi occupo della cosa, perché poi sono sempre costretto a precisare che ho cominciato quando avevo 5 anni. Sei un amico, sei un amico. Beh, vi ringrazio perché è molto stimolante e funziona adesso. Non lo so. Si sente in fondo? Si sente comunque la mia voce, o si sente meglio con questo? Purtroppo questo scatta. Va bene, io sono abituato ad alzare il livello dei decibel. Mi è stato chiesto di fare un inquadramento appunto di quelle che sono le discussioni, le linee di indirizzo, le direttive, le previsioni regolamentari in discussione o da approvate a livello europeo, a livello internazionale. Tra l'altro nei giorni scorsi c'è stata UNEA 4, la quarta sessione dell'Assemblea Ambientale delle Nazioni Unite a Nairobi, e come potete immaginare si è parlato anche e soprattutto di questo. Perché senz'altro non mi sa che non funziona neanche a rimuovere. Prova a accenderlo sull'altro. Sì. A posto. Senz'altro il 2017-2018 penso che ve ne siate accorti, sono stati anni di svolta nella sensibilizzazione al problema, non solamente da parte dell'opinione pubblica, da parte del contesto pubblico, ma da parte di quelli che fanno le politiche di settore. C'è un cotè macroscopico del problema, è quello che noi tutti possiamo vedere andando a fare le passeggiate in giro, ed è la dispersione di littering. E poi c'è un problema, da parte del cotè macroscopico, anche poi le immagini, Albatros delle lingue, il Cristordano, oppure l'entanglement, cioè l'imbrigliamento delle tartarughe all'interno dei six pack e cose di questo genere. C'è poi un problema, un cotè invisibile del problema, ma non per questo meno insidioso, anzi, ci sono ormai abbondanti evidenze del fatto che respiriamo microplastiche, beviamo microplastiche, mangiamo microplastiche. Sono state trovate microplastiche all'interno del corpo e quindi anche nei nostri escrementi. È anche da dire che gran parte delle microplastiche in realtà provengono da altri settori, cioè soprattutto dall'usura degli pneumatici e dall'usura dell'abbigliamento in fibre artificiali con i lavaggi. Quindi ci sono altri problemi che vanno affrontati in maniera diversa. Quindi questo, se vogliamo, è un tema collaterale rispetto all'asse tematico principale della giornata. Però tutte queste cose si sono amalgamate nel rappresentare l'immagine di una crisi globale sul tema delle plastiche. Tanto che molti si sono spinti a definire, e non senza ragione, la plastica come l'inquinante col più alto tasso di crescita nel mondo. Ormai abbiamo immesso a produzione e consumo miliardi di tonnellate da quando la plastica fece la sua comparsa sul pianeta Terra, e anche numeri piccoli di leakage, di dispersione rispetto al totale dell'immesso in produzione e consumo determina poi il problema con cui ci dobbiamo confrontare. Allora, un po' di numeri. Gran parte del problema, per quanto le sue evidenze più macroscopiche spesso vengono rilevate negli oceani, da quando l'amico Strasmura ha individuato un'isola di plastica nel Pacifico settentrionale e così via, ma gran parte del problema si origina sulla terraferma, e quindi è grazie alle strategie che noi implementiamo sulla terraferma che noi possiamo affrontare il problema. 8 milioni di tonnellate, questa è la stima media, di plastica vengono disperse nei nostri mari e oceani, il che significa una camionata di vento o meno, motivo per il quale durante i 15 minuti della mia presentazione è come se 15 camion fossero stati versati deliberatamente in mare, motivo per il quale cercheremo di mantenere le nostre presentazioni più brevi, in modo da non sentire troppo il senso di colpa e non avere sulla coscienza un ulteriore colpa. Si è detto che entro il 2050 di questo passo nel mare ci sarà più plastica che pesce. Devo dire la verità, non è molto supportata scientificamente questa cosa, però è un'altra cosa che serve a dare evidenza della dimensione clamorosa del problema. E tra le varie cose, poi si dirà, c'è il riciclo, noi possiamo riciclare, è vero, e non lo dite a noi che siamo dei fan spegatati del riciclo,
Il riciclo è un ottimo piano B per la sostenibilità, laddove il piano A è chiaramente la riduzione della durevolezza. C'è da dire che il riciclo ad oggi non è in grado, non è in grado di risolvere il problema nella sua interezza. Questi sono i risultati di una ricerca che abbiamo fatto sui numeri del riciclo in Italia. Più o meno in Italia, del totale delle plastiche da imballaggio, il 40-45% viene mandato al riciclo. Non sono numeri molto distanti dalla media europea. Chiaramente le percentuali tendono a diminuire sul totale della plastica, perché poi noi oggi parliamo di imballaggi, ma non tutta la plastica è da imballaggio. C'è da dire che a livello mondiale, secondo i dati più recenti dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, si ricicla appena il 15% della plastica emessa al consumo. Storicamente invece il numero si abbassa, perché deve fare media con i numeri precedenti, in cui le percentuali di riciclo erano più basse. Per cui evidentemente la strategia deve prevedere innanzitutto una drastica riduzione della produzione di emissioni al consumo della plastica. Questo è anche il messaggio principale della strategia europea sulle plastiche, che è stata adottata circa un anno fa e che prevede una serie di messaggi importanti, fondamentali. Il messaggio principale è quello appunto di una drastica riduzione delle emissioni al consumo. Ci sono poi una serie di strumenti ancillari, come le previsioni dei contenuti minimi di riciclato, che servono ovviamente a sviluppare e consolidare mercati per il riciclo, strumenti economici come il deposito cauzionale, come un consolidamento della responsabilità estesa del produttore. C'è da dire, se posso, che l'altro elemento che a volte viene considerato nella strategia per affrontare il problema della plastica a livello globale, che è l'incenerimento, viene citato solo una volta all'interno della strategia in maniera non proprio commendevole, perché viene citato come uno dei più grossi contributori all'emissione di gas serra in atmosfera, in quanto le bioplastiche sono ancora oggi a larga prevalenza di origine fossile, e questo comporta poi il trasferimento di carbonio dal sottosuolo verso l'atmosfera, andando ad esacerbare il problema del cambiamento climatico. Nella strategia europea sulle plastiche veniva preannunciata una direttiva sulle plastiche non uso, che è stata effettivamente la prima azione che l'Europa è andata ad intraprendere e che condivido con voi per sommi capi. C'è stato un primo testo che è stato proposto dalla Commissione nel maggio del 2018, il Parlamento si è espresso in Comitato Ambiente nel luglio del 2018, il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo ad ottobre ha espresso le sue posizioni, poi c'è stata, come sempre accade in questi casi, la trilaterazione, è il 18 di dicembre, non a caso cifra tonda, un anno esatto dopo la riunione Fiume di trilaterazione che ha definito il pacchetto economia circolare, c'è stata la riunione Fiume in cui è stato definito il testo condiviso. Quindi noi ad oggi, per quanto la direttiva non sia stata ancora ufficialmente adottata e pubblicata, sappiamo il testo che le istituzioni europee si sono impegnate a adottare. E questo prevede un mix di azioni, un mix di misure, perché chiaramente un problema così, di portata così globale e con tante sfaccettature, deve prevedere anche molto pragmatismo. C'è senz'altro il segno prevalente di una riduzione complessiva all'impiego della plastica, quindi la sostituzione con materiale usabile, durevole, ovunque possibile. Poi ci sono un'altra serie di misure che vengono applicate in maniera differente a diverse tipologie di materiali. Attenzione, in questa direttiva sulle plastiche non uso non vengono affrontate tutte le plastiche non uso, ma è stata individuata una lista, una prima decina di materiali, più il fishing gear, le attrezzature da pesca, sulla base di un unico elemento, cioè sono i materiali che più frequentemente vengono ritrovati nelle operazioni di clean up, sugli armini, nelle campagne e quant'altro, cioè quei materiali più soggetti a dispersione. Se vogliamo, qualcuno potrebbe tacciare questo approccio di essere poco scientifico, è vero, era difficile per la Commissione europea avere dati concreti dall'industria del settore dell'ambiente. E comunque questo fa riferimento a uno dei principali effetti e meriti dei clean up. Qua abbiamo gli amici dell'ambiente che da decenni portano avanti il tema in cui abbiamo il mondo. Con i clean up noi non raccogliamo solamente rifiuti, ma anche preziosissime informazioni sui materiali che vengono dispersi, dove si trovano, quindi quelli che sono i probabili
meccanismi di dispersione, quindi possiamo avere elementi di valutazione per decidere le strategie per affrontare il problema. Questo è uno dei lasciti più importanti in atto, che di per sé evidentemente non sono sufficienti ad emendare il problema nella sua interezza, ma contribuiscono fortemente creando consapevolezza e generando informazioni. Allora, ci sono alcune tipologie di materiali per i quali vengono previsti dei divieti. Tra questi lo stovigliame, le cannucce, i bastoncini per i palloncini. Io devo dire la verità, non avevo idea di quanto fosse diffuso il problema dei bastoncini per i palloncini. Gli stirrers, cioè i bastoncini che vengono impiegati per mescolare le bevande. Ci sono poi un'altra serie di materiali che hanno un altro set di misure, ad esempio delle previsioni sul design. Questo è il caso specifico, ad esempio, dei tappi per le bottiglie. Tutti i contenitori per bevande inferiori a 3 litri dovranno avere la connessione del tappo. Questo richiede evidentemente uno sforzo progettuale di adattamento delle linee operative, ma è una cosa che è già stata fatta in passato, ad esempio, per le lattine, no? Linguetta strappo adesso rimane attaccata alla lattina. Nelle misure relative al design rientra anche un'altra misura importantissima, che sono i contenuti minimi di riciclato, appunto, per le bottiglie dedicate alle bevande alimentari. Bisogna arrivare al 30% di materiale riciclato, questo evidentemente è una prima misura importante a supporto del consolidamento dei mercati del riciclo. E un'altra, che forse una delle previsioni più importanti della direttiva sulle plastiche monouso, è la previsione di arrivare al 90% di raccolta differenziata, anche se è stato prorogato il termine rispetto alle previsioni iniziali di 4 anni, ma è importante che sia stato mantenuto il 90%, perché questo richiede il consolidamento di sistemi di raccolta efficienti e con ogni probabilità devono essere sostenuti da elementi tipo il deposito cauzionale, cosa che noi diciamo da sempre. Poi ci sono altre previsioni, tipo la marcatura, il consolidamento della responsabilità estesa del produttore per alcune tipologie di materiali, i mozziconi di sigaretta, le salviette inumidite e quant'altro. La marcatura serve evidentemente a generare consapevolezza. La responsabilità estesa del produttore dovrà sostenere anche le misure volte all'educazione, alla generazione di consapevolezza, e anche le misure relative al clean-up. Per cui la Commissione europea adesso si sta confrontando sul tema del calcolo di quelli che sono i costi di tutta la filiera di gestione del materiale, inclusa la dispersione e relativi. Bene, andiamo avanti. Siccome uno dei temi prevalenti della giornata odierna è il potenziale ruolo delle bioplastiche, è un tema che purtroppo a livello europeo è stato forse fondato sulle premesse sbagliate, perché le bioplastiche, lo sappiamo noi italiani che le usiamo con profitto dal 1993, primo caso di raccolta differenziata porta a porta dell'USCO, che dimostrò subito che con la raccolta separata dello scarto alimentare si poteva andare ben oltre il 50% di raccolta differenziata. All'epoca, guardate, esisteva una sola regione che aveva adottato degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata, era la Lombardia. Grazie a un amico di Francesco Ferrante, Carlo Monguzzi, che allora faceva l'assessore delle speranze a due passi da qua, al Palazzo della Regione, che aveva adottato una legge regionale, la legge regionale 21 del 93, che prevedeva il 25% di raccolta differenziata. Tacciato di velleitarismo, ovviamente, ad oggi fa tenerezza quel numero, però quello stesso anno introduciamo la raccolta differenziata dell'organico e grazie anche e soprattutto all'uso dei sacchetti compostabili andiamo al 65-70% di raccolta differenziata. Ad oggi non ci sono dubbi, ormai sta diventando recipe wisdom, cioè patrimonio comune dei tecnici, dei media, dell'opinione pubblica del settore, che i sistemi più performanti di raccolta differenziata dell'organico sono quelli italiani. E il parametro di performance chiave da questo punto di vista è la percentuale di organico all'interno del rifiuto residuo. In Italia è spesso e volentieri sotto il 10%. In Germania, dopo la raccolta differenziata, è il 32%, in Olanda è il 45%. A livello europeo, però, dicevo, il dibattito è stato un po'
posizionato male, perché il tema bioplastica è stato assorbito all'interno del grande dibattito sulla lotta al marine litter. Le bioplastiche non hanno nulla a che fare con il marine litter. Il sacchetto non deve finire in mare, deve finire all'impianto di compostaggio. Noi da sempre abbiamo reclamato la natura vera della discussione, che è la generazione di strumenti connessi alla raccolta differenziata dell'organico per finire negli impianti di compostaggio. Ho già citato le prestazioni dei sistemi italiani di raccolta. Ci sono altri casi, tipo ad esempio le capsule di caffè. Questa è un'altra primazia nazionale ed è stata stimolata proprio da azioni che abbiamo fatto noi come Rete Rifiuti Zero, perché fu il centro di ricerca di Rifiuti Zero di Catania, il primo comune in Italia e in Europa ad aver adottato la strategia Rifiuti Zero, che grazie a quel meccanismo iterativo di cercare di capire che cosa avanza dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto, perché Giorgio sa che a noi piace definirci sempre felici ma mai soddisfatti. Quando arriviamo all'85% di raccolta differenziata, festeggiamo un giorno e subito dopo ci mettiamo a progettare come arrivare al 90% di raccolta differenziata. Facendo l'analisi del rifiuto residuo, ci siamo accorti della natura incrementale di questo tipo di problema. E noi abbiamo voglia di richiamare la bellezza di usare la moca. Io personalmente non ho mai usato le capsule, ma so accettare le sfide della modernità, perché c'è tutto il tema di giustizia. Dove usare la moca è effettivamente un po' più problematico. E noi abbiamo mandato una comunicazione ai produttori di caffè dicendo: ma scusate un attimo, c'è una parte compostabile, una parte riciclabile, tenendole assieme non sono né riciclabili né compostabili. Fate da parte il contenitore, rendete compostabile in modo che possa essere raccolto assieme all'organico. Tutte le pubblicità che vedete adesso, no, del caffè Vergnano, Lavazza e quant'altro, con la capsula che può essere raccolta differenziatamente assieme alla buccia di banana, derivano da questa azione. Ci sono alcuni punti fermi comunque in questo dibattito attorno alle bioplastiche. Anzitutto, un'altra grossa confusione che si è fatta a livello europeo è stata tra bio-based, cioè rinnovabile, e biodegradabile. Di questa confusione rimase vittima anche un ministro dell'ambiente italiano. Non si dice il nome, si dice solo la qualifica. In una famosa intervista alla radio, dopo che scoppiò il dibattito su Piano Leggeri, disse: sì, sono compostabili al 40%, no, quella era la quota di rinnovabilità, non la quota di compostabilità. Quando i materiali rispettano lo standard europeo EN13432, al quale ho contribuito il nome per conto delle associazioni ambientaliste europee, sono pienamente compostabili, commentati, non solo accettati, ma anche promossi dall'industria di settore, nel caso specifico nazionale. Bisogna stare attenti comunque a una proposta pervasiva, perché la pervasività della proposta tende a incrementare quella che noi chiamiamo l'entropia di settore, cioè il grado di confusione da parte dell'utente finale, ma anche quelli che sono i parametri operativi per affrontare la filiera di raccolta, trasporto, conferimento e trattamento. Nel senso che fino ad adesso il settore si è basato su un parametro operativo fondamentale, che è l'alto peso specifico dello scarto alimentare. Tant'è vero che nei modelli italiani, poi mutuati in Spagna, nel Regno Unito, e che adesso si stanno diffondendo in Slovenia, nel centro Europa e quant'altro, noi abbiamo sempre raccolto lo scarto alimentare giusto separatamente dallo scarto di giardino, il verde, proprio per mantenere un elevato peso specifico e andare a raccoglierlo con mezzi di basso costo, di piccolo volume e senza meccanismi a compattazione. Evidentemente, se dobbiamo inserire imballaggi o altro materiale bioplastico all'interno della raccolta del nucleo, viene a modificarsi questo parametro. Per cui bisogna ripensare la filiera. Non sto dicendo che di per sé sia un errore, ma bisogna esserne consapevoli. Non è un errore, perché questo tema in realtà ci ha consentito, tra le tante primazie che a Milano è una su tutte, che è la città più larga al mondo che fa la raccolta differenziata porta a porta dell'organico sul 100% della popolazione, e questo anche e soprattutto grazie all'uso di strumenti di contenimento che generano confortevolezza, agio operativo per l'utenza e quindi massimizzano le intercettazioni dell'organico e consentono poi di fare con l'integrazione operativa tipo la riduzione delle frequenze di raccolta del rifiuto residuo. Ma l'altra primazia è stata ospitare un evento globale come Expo, che ha avuto 21 milioni di visitatori, molti di questi venivano a Milano per un giorno, dovevano
tornavano in Thailandia, in Giappone, in Russia, in Argentina e quant'altro. Ciò nonostante si è superato il 70% finale di raccolta differenziata grazie ad alcuni parametri operativi fondamentali, lavorare sulla riduzione, ovviamente, il riusabile per tutti i servizi al tavolo, quindi i ristoranti, ma poi c'era tutto il tema del grande decumano, penso che molti di voi abbiamo visitato Expo, lì c'era tutto il tema dello street food, del finger food, lì è riutilizzabile, evidentemente non è un'opzione. Per cui in quel caso il perfetto piano B è stato l'uso del compostabile, raccolto insieme all'organico. AMSA sapeva che Expo doveva essere servita con altre tipologie di veicoli, perché in quel caso l'umido era raccolto assieme al compostabile. E il tema dei cosiddetti closed loops, cioè situazioni codificate circoscritte in cui io so che il materiale ha certe caratteristiche, gli avventori o gli utenti sanno che quel materiale è compostabile, quindi va raccolto insieme all'organico e non si genera quell'entropia di sistema che citavo poc'anzi. Ma cito un'ultima cosa prima di andare alla conclusione. Ad esempio, certe interpretazioni restrittive della direttiva sulle plastiche monouso, che tenderebbero a vietare l'uso del compostabile, non tengono conto poi di alcune vere e proprie necessità, ad esempio disaster relief operations, come si chiamano in gergo a livello internazionale, le operazioni di assistenza post disastro. L'Italia è purtroppo anche un paese di terremoti. Come faccio dopo un terremoto a considerare l'utilizzo del disabile? Laddove non c'è luce, non c'è acqua, devo fornire pasti? Questa è una cosa con cui ci si deve confrontare. Per ottimizzare il mondo bisogna farlo passo passo e con una sana dose di pragmatismo. Il mondo non è bianco e nero, ci sono tante sfumature di tutto. Da questo punto di vista il compostabile è un ottimo piano. Concludo semplicemente reiterando l'appello che ho già fatto esplicitamente, cioè che andando a introdurre questi materiali all'interno della filiera del compostabile, una filiera di cui personalmente e collettivamente dobbiamo essere orgogliosi, perché ripeto, il sistema nazionale ha generato una vera e propria primazia a livello mondiale. Quando New York studia la raccolta differenziata dell'organico, non va a Berlino, che peraltro non ce l'ha, non va a Vienna, che peraltro non ce l'ha perché deve alimentare quattro inceneritori in Vienna, ma viene a Milano a vedere la raccolta differenziata. La filiera di compostaggio, ne andiamo orgogliosi, sono 6 milioni e mezzo di tonnellate all'anno che vengono sottratte a discariche. Bisogna sapersi confrontare su questa cosa. Esiste fortunatamente un'associazione di settore, io sono stato tra l'altro orgogliosamente il primo coordinatore tecnico dal lato della Costituzione nel 1992, il Consorzio dei Compostatori, per cui individuare quelli che sono criteri, approcci, linee guida e quant'altro. Perché l'economia circolare ci propone sostanzialmente una sfida che ci vede tutti coinvolti, nessuno escluso. Mentre nell'economia lineare, no, c'era il take, make, waste, estrai risorse, trasformale tramite la produzione industriale e poi produci scarti da smaltire in condizioni di sicurezza. L'economia del riciclo, che è stata quella che si è ingenerata in Europa dalla prima direttiva quadro del 1975 più o meno fino ad oggi, prevede di riciclare il più possibile e poi smaltire in condizioni di sicurezza quello che avanza. Ma nell'economia circolare noi dobbiamo ripensare beni, materiali, servizi e criteri di distribuzione sin dall'inizio, perché venga minimizzato il leakage, la dispersione di materiali, e si arrivi a un annullamento di quello che va a finire in scarica, in incenerimento oppure disperso nell'ambiente. Questa è la cosa peggiore. Come ha detto Scilli, uno dei funzionari di elevato grado della Commissione europea, l'Assemblea ambientale delle Nazioni Unite, e ragionare su queste cose è importantissimo, bisogna farlo insieme. Tra l'altro l'industria è bravissima a produrre innovazione, ogni tanto va aiutata per produrre innovazione, l'aiutino è stato dato con la strategia sulle plastiche e con la direttiva sulle plastiche. Vi ringrazio per l'attenzione. Poi sulla questione del compostabile ci torneremo anche alla seconda parte, per cui Marco Versailles che ci mette anche le bioplastiche. Io sulla direttiva bioplastiche voglio dire un'altra cosa. Dal punto di vista quantitativo, rispetto al piano A di cui diceva Enzo, cioè della riduzione
però è una norma bandiera rilevantissima, nel senso che ha a che fare moltissimo con la vita quotidiana delle persone, degli cittadini, dei consumatori, nel senso che fa riferimento alle iniziative di Pinato, del Science, il giorno poi si parlerà più avanti, ma l'intreccio fra capacità innovativa dell'industria, qui Enzo concludeva, e che però bisogna essere in qualche maniera, è la pressione che viene da comportamenti diversi dei cittadini, è un elemento fondamentale. Quando in questo paese facciamo per primo la norma sui pacchetti di plastica che dovevano essere vietati se non compostabili e biodegradabili, quello a cui puntavamo era anche la promozione dell'industria moderna sul biodegradabile, non solo la riduzione della plastica, ma anche agevolare una modifica degli stili. E quello c'è stato, perché oggi diciamo è il diffuso comportamento quello della forza, no? Perché viene cominciare ridotti le quantità in maniera forte. Quindi diciamo, questo intreccio è fondamentale nel ragionamento di e credo che sia fondamentale quando affrontiamo la questione della grande distribuzione. È esatto, quindi il rapporto consumatore, cliente, chiamalo come vi pare, è fondamentale. Posso fare un brevissimo commento? No, è vero quello che tu dici, è giustissimo, l'effetto quantitativo della plastica di monouso è minore, anche se non proprio marginale. Proprio ieri abbiamo avuto i dati sulla produzione di bottiglie, finalmente le abbiamo cercate da tanto tempo da parte dei grandi player a livello internazionale, i cosiddetti fast food, le grandi realtà corporate, non sono proprio marginali, solamente la Coca-Cola sono 3 milioni di tonnellate all'anno. Però è vero, è un impatto minore, ma la direttiva plastica non uso ha due principali meriti. Anzitutto fa da paradigma a livello internazionale. In UNEA, a Nairobi, molte risoluzioni facevano riferimento all'iniziativa dell'Unione Europea. La seconda cosa è che testa un metodo di lavoro, cioè viene individuato il problema, viene individuata una roadmap per affrontarlo e si vuole testare la reazione da parte del comparto produttivo su questo e dei consumatori. Grazie Enzo.